Specie di bambino pagliaccio. Cosa? Un bambino pagliaccio? Io ho già paura dei pagliacci, adesso è sempre un bambino. E quindi aspetteremo la mezzanotte per vedere se c'è qualcuno, se arriva qualcuno, se qualcuno muore. Avremo il coltellaccio per ammazzare tutti. È mezzanotte, raga, è mezzanotte! Oddio. Un cadavere lì, ragazzi. Una vacca, un coltello ficcato nella schiena! Dio. Ragazzi, non giratevi! Non giratevi! È tornato il nano! Aiuto! Che paura! Ma porca miseria! Ma si può spuntare così all'improvviso? Ciao a tutti, pagliacci e pagliacce! Benvenuti in questo nuovo video. Qua è Megozzo, siamo su GTA 5 nella nuova miniserie, sempre della vita reale da bambino con Ronaldo Junior nella GTA 5 Misteri e Miti che ci sono a Los Santos. Bene, allora, il mistero di oggi, che più che mistero, ragazzi, dovrebbe essere un mito, perché questo qui è un mito leggendario che esiste in Brasile, che no, non ne sono molto sicuro, ma è una specie di hit, anzi no, hit ragazzi è una cosa completamente diversa, dimenticatelo, è un pagliaccio assassino, cioè sarebbe un bambino dipinto che ha le sembianze, ecco, di un pagliaccio che uccide le persone a mezzanotte. A mezzanotte spaccate in punto, ammazza sempre qualcuno. E Ronaldo Junior, ragazzi, sentirà queste strane voci e questa volta non sarà da solo, almeno questa volta, ragazzi, ci sarà qualche compagno finalmente. Bene, allora sarà un video veramente figo perché abbiamo detto che Ronaldo Junior avrà forse questa volta qualche amico e poverino non lo lasceranno nella merda da solo come sempre. Prima di passare al video, come ogni volta, ragazzi, voglio salutare Chicchetti Ommi. No, Chicchetti Tommy, scusate, che mi scrive: mi saluti nel tuo prossimo video, grande bro, sei migliore. E anche Ramon Benjack 3433 che mi scrive: ciao Megozzo. Quindi ragazzi, vi saluto entrambi, bella da qui da Megozzo. E mi raccomando, fate i bravi a casa e studiate sempre, che è importante. Mi raccomando. Detto questo, se anche voi potete essere salutati da me nei prossimi video, vedere gli spoiler dei prossimi video, insomma, rimanere sempre aggiornati, venitemi a seguire anche voi che state dall'altra parte, ragazzi. Anche se dall'altra parte non c'è nessuno, va bene comunque. Lo trovate qui in descrizione, quindi passateci, se avete 2 minuti, che sapete che ci tengo particolarmente. Quindi mi raccomando, link in descrizione di Instagram. Siamo Ronaldo Junior e oggi siamo in questo video per cercare di capire cos'è che sta succedendo. Che c'è? Ah, c'è anche Jasmine. Giusto. Allora, vi spiego un attimino dove siamo per chi se lo fosse perso. Io, ovviamente, vi ho sempre detto che questa miniserie è una sottoserie della vita reale da bambino. E nell'episodio di ieri della vita reale da bambino, ragazzi, Ronaldo Junior ha comprato questa mega casa epica, ovviamente, con i soldi di Ronaldo, insieme a Jasmine, che incredibilmente, attenzione ragazzi, sono fidanzati. Quindi, se ancora non avete visto l'episodio, ragazzi, andate al video di ieri e lo trovate e potete vederlo. Allora, Ronaldo Junior, ragazzi, sta al telefono perché sta cercando di scoprire, non so, da qualche parte, qualche notizia, di indagare un po', a vedere se troviamo qualcosa de losco, de misterioso, del leggendario, da qualche parte su cui andare a indagare, vedere, insomma, a fare schere a bomba tutte le migliori cacchiate che fa Ronaldo Junior. Jasmine, che c'è? Porca miseria! Mi stai chiamando da mezz'ora! Non mi disturbare quando guardo le cose mie! Non sto guardando di porno, tranquilla, che devo guardare porno, che stai tu, che discorsi sono? Ma secondo te Ronaldo Junior può guardare i porno se stai tu lì? Jasmine sta dicendo che da mezz'ora dice che ci sono i miei amici fuori. Grazie amore, ti amo. Scusa, lo so, ah, oddio. Lo so, devo levarmi lo stizio di buttare giù la gente. Jasmine, ti amo, ciao, ci vediamo dopo. Cioè dopo, vengo subito. Raga, ciao Albert, ciao Francis, bella bro, bella fra, tutto a posto, yo. Ditemi ragazzi, che succede? Allora, incredibilmente, io vi avevo già detto che Albert era già nella nostra squadra. Avevamo fatto una cosa insieme, sento che dopo l'omicidio di Franklin, dopo il primo episodio, si è cagato addosso, ragazzi, non è tornato più. Ora sembra essere tornato e attenzione, anche con il supporto del nostro amico nero preferito Francis. Ci sono stati degli omicidi nella giornata di oggi, vicino a una stazione, una specie di autogrill. Qui da queste parti, non mi hanno detto dove, hanno detto verso nord. Mi stanno chiedendo entrambi di andare a indagare perché sia Francis che Albert si sono appassionati molto più di me, ragazzi. No, tranquilli, più di Ronaldo Junior non vi appassionerete mai di questa cosa. E dicono che ci sia una specie di bambino pagliaccio. Cosa? Un bambino pagliaccio? Io ho paura dei pagliacci, adesso è sempre un bambino. No, aia. Ragazzi, io ho già paura dei clown in sé per sé. Figuratevi un clown
Bambino! Anzi, si ci sta pregando di essere seri, Albert pure. Dice che sono veramente interessati ad andare e che se non andiamo andranno da soli. No, no, ragazzi, vengo anch'io, tranquilli. Temeno un pugno, sai? Hai visto? Ho fatto la finta. Scusa. Dai, faccio serio, ragazzi, scusate. Rada Junior ha voglia di scherzare oggi. Oh mio Dio, Francis, ma che cosa fai con quel coltellaccio? Vuoi ammazzare qualcuno? Ragazzi, Albert ha detto che sono andati a prenderlo da Munition con la tessera sanitaria di suo padre, del padre. Ragazzi, voi siete matti. Ci vediamo stasera, ragazzi. Ora vado da Jasmine. Vediamo un po'. Abbiamo un altro mistero tra le mani, a quanto sembra. A quanto pare la serata andrà così. Jasmine deve uscire con degli amici. Dobbiamo andare a indagare su una cosa molto strana. Quindi mi dispiace, ma stasera non possiamo fare niente. Peccato. Non so, ragazzi, se prendere la mini moto, sinceramente, oppure la sesto elemento, ora vediamo. Vedete, ragazzi, Ronaldo Junior c'ha anche il suo garage personale. Quindi ditemi se vi piace anche la casa di Ronaldo Junior, ragazzi, che andate a vedere il video di ieri, mi raccomando, non perdetevelo. Allora, sicuramente la sesto elemento è la macchina che adoro di più, l'auto che adoro di più. Però, ragazzi, per questo tipo di occasioni, tra parentesi, forse è meglio usare la mini moto, che è più veloce, compatta e non rischiamo di ammaccarla e fare troppi danni. Quindi sì, prenderemo la mini moto. Ecco, sono deidratato, ma sono un cretino. Perché non ho bevuto prima di uscire? Dico il mio presentimento su sta cosa. Ronaldo Junior, non ti fa il maestrino a guidare con una mano sola solo perché ora c'è la mini moto. Vabbè, dai, facciamogli fare come vuole lui. Vi dico il mio presentimento su questa cosa. Allora, secondo me, non so perché, ma finirà male. Ma male nel senso, Albert e Francis hanno detto che sì, si vogliono unire a noi, a me, a Ronaldo Junior, per fare queste cose qui, ma non hanno più intenzione di scappare. Quindi, da adesso in poi, ragazzi, o fantasmi, o mostri, o persone reali, o le ammazziamo, oppure moriamo noi. Quindi, ragazzi, Ronaldo Junior inizia la vera vita da criminale adesso, cioè da criminale, oddio, se ammazzi un fantasma non è mica colpa sua. Dovremmo essere quasi arrivati, sto andando il più veloce possibile, stiamo andando a 180 km, ecco, infatti, vedete, ragazzi, ho sbagliato per non guardare bene, vabbè, ora devio da qua, giro di qui. Ci sta facendo simbolo, cioè simbolo, ci sta facendo segno di venire qui. Ciao, ragazzi, scusate se vi sparo le luci in faccia, ma ok, spagni tutto, Ronaldo Junior, grande. Albert, guarda che ti ho visto, poi smetti di fare così. A proposito, bro, devi darmi qualcosa da bere, sto crepando di sete, sono quasi idratato. E il nostro amico Francis che sta, cioè, ci sta spiegando il piano con un coltellaccio in mano. Cioè, guardate, ragazzi, guardate quanto è minaccioso con quel coltello in mano mentre ci sta spiegando tutto. Albert ci sta spiegando di fare i seri. Sì, ragazzi, sono serissimo, a parte il buio. Allora, dice che la casa dove sono state, la casa, il posto dove sono state ammazzate le persone è una specie di, non so, monolocale. Che cos'è? Non lo so, è qua, è proprio qua dietro. E quindi aspetteremo la mezzanotte per vedere se c'è qualcuno, se arriva qualcuno, se qualcuno muore. Dopodiché, ragazzi, indagheremo e Francis sta dicendo che se è necessario useremo il coltellaccio per ammazzare tutti, cioè per ammazzare il clan bambino. Ok, ragazzi, direi che ci siamo, sono le 23:50, tra 10 minuti dovremmo sentire, non so, delle urla, qualcosa. Albert dice sì. Oh, ragazzi, sono... è mezzanotte! Oddio. Oddio. Serio, ragazzi, hai sentito davvero? Ragazzi, c'è qualcuno! Oh, andiamo! Quando l'urlo è venuto proprio da quel posto lì che Albert, oddio. Ragazzi, vedo delle cose, attenzione, mio Dio, eccezionale, proprio lui, Ronaldo Junior. Ragazzi, vedo delle cose, allora, non so che cosa sia. Dio, c'era una cosa lì, ragazzi, è sparita. Oh mio Dio, c'è un cadavere lì, ragazzi. Oddio, ma è una persona! What the fuck, ho un coltello ficcato nella schiena! Che schifo, continuo a uscire sangue! Ragazzi, ma l'avete visto? Oddio! Ragazzi, non giratevi! Scappate! Oddio! Che cazzo! Scappa! Vaffanculo! Che diavolo è? Oh! È quel coso, raga! Raga, mi sta venendo infarto! I polmoni! Che cos'era? Albert, scappate! Scappate! Che diavolo è? Sembra un clown bambino! Ha una paura matta! Oh mio Dio! Le trasborda il sangue a fiumi a questa ragazza qui! Ok, ragazzi, siamo cagati addosso, ma non possiamo scappare per sempre. Ragazzi, affrontiamolo. Francis, è ora di usare quel coltello! Piglia questo, colpo segreto! Aia! Ok, l'abbiamo sbagliato. Ammazziamo sto nano infame! Nano infame! Nano pagliaccio! Vieni qua! Albert, se ci dai una mano è più che gradita! Prendi... Oddio, ho picchiato Albert! Ah, muori, nano infame! Oddio, ragazzi! Ma che diavolo è? È un nano in miniatura! Aia!
è una nana in miniatura con un coltellaccio in mano. Mori, aia! Aiuto, signore! Ci aiuti! Ci aiuti, per favore! No, Rondo, signore, non devi farlo così! Signore, c'è un nano bastardo che ci vuole ammazzare! Signore, guarda chi no, guardi che non è uno scherzo, c'è questo nano bastardo qui con un coltellaccio in mano! Torniamo a dare un'occhiata. Speriamo di non ritrovare di nuovo quel pagliaccio assassino. Che poverino! Cioè, poverino, ha figato un coltello nella schiena a una ragazza. Mamma mia, ragazzi, una cosa inquietante davvero. Allora, meno male che, giustamente, no, a quest'ora chi cacchio è che deve passare, raga? Non passa un cane a quest'ora da queste parti. Comunque, è proprio questo, non so, è un autoservice. Ecco, ragazzi, era un ex autogrill. Ecco, ragazzi, eccola. Dobbiamo aiutarla. Ragazzi, guardate. Ah, forse è morta già dissanguata, non ha più sangue, poverina. Ma è tornato il nano! Aiuto! Che paura! Ma porca miseria! Ma si può spuntare così all'improvviso? Ora basta! Rondo Junior con tutta la sua carica! Colpo segreto! Oh! Ah, cazzo! Ho perso un po' di sangue, ora mi hai rotto proprio le Aia! Oh, mi ha fatto male, sto infame. Oh, ora giuro che lo prendo a botte finché non schiatta sto deficiente. C'è per il signore, ma l'auto ci abbiamo provato, ragazzi. Io me la do a gambe. Ciao, scusate ragazzi, tornate a casa da soli. Sono terrorizzato come la merda. No, Rondo Junior, potevi dare almeno un passaggio a uno dei due. Sei uno schifoso, infame. Ragazzi, vedete che ha fatto Rondo Junior? Ha abbandonato i suoi amici. Rondo Junior, che hai fatto? C'è tu Albert e Francis in balia del nano infame. Ragazzi, questa cosa di Rondo Junior non mi è piaciuta per niente. Ha lasciato i suoi amici. Io preferivo morire insieme a loro che abbandonarli. Rondo Junior si è fatto prendere dal panico troppo e ha lasciato i suoi amici. Non so se Rondo Junior dopo questo sarà ancora accettato dai suoi amici. Però mi raccomando, un bel mi piace a bomba, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, commentate il video, ditemi se vi è piaciuto e cosa pensate del killer clown bambino, se vogliamo chiamarlo così. E mi raccomando, condividete il video con i vostri amici. In descrizione, bomba e schere. Come dice Rondo Junior, troviamo le maglie ufficiali di Omegozzo in super edizione limitatissima. Quindi andatele a prendere perché ne rimangono poche. E anche quelle di Rondo Junior, comprate perché sono davvero fighe. E sempre in descrizione fate come fa Rondo Junior, che mi viene a seguire qui su Instagram. Potete avere la possibilità di essere salutati in tutti i miei prossimi video e rimanere sempre aggiornati su tutto quanto. Detto questo, ragazzi, il video di oggi finisce qui. Il bambino clown assassino è ancora in libertà. Per questo video è tutto. Qua è Megozzo, ragazzi, Rondo Junior. E se becchiamo al prossimo video dei miti e misteri segreti di GTA 5, quello Santos. Ciao.